Frigorifero senza corrente. Per quanto tempo resiste il cibo? Ci sono diverse cause che potrebbero portare all'interruzione dell'energia elettrica in casa. Una delle cause più comuni è quella del superamento della potenza erogata rispetto al proprio contatore, ma potrebbe anche essere dovuta a un problema elettrico che fa scattare il salvavita, bloccando la corrente. In questi casi la soluzione è semplice, basta ripristinare il salvavita, oppure verificare se l'arresto è avvenuto presso l'interruttore generale del contatore ed eventualmente riattivarlo. Capita però a volte che il guasto si verifichi quando si è fuori casa, oppure che vi sia un blackout causato da lavori stradali o ancora per guasti nella centrale elettrica più vicina. In questi casi, uno dei primi pensieri è: la corretta temperatura in frigorifero e nel freezer sarà rimasta costante? Quanto tempo durano gli alimenti nel frigorifero e nel freezer prima di deteriorarsi? Come capire se dopo un'interruzione elettrica, il frigo ha ripreso a funzionare? Innanzitutto, se aprendo la porta vedi accendersi la luce, hai la prova che l'alimentazione arrivi correttamente, anche se non puoi essere certo che anche il compressore sia funzionante. Il compressore è l'elemento deputato al raffreddamento. E se invece la luce è spenta? Nei frigoriferi moderni, le vecchie lampadine interne sono state sostituite da luci LED. È davvero improbabile che si guastino, ed è anche possibile che il compressore sia comunque attivo, ad esempio potrebbe trattarsi di un guasto legato all'interruttore che attiva l'illuminazione quando apri la porta. In questo caso, è necessario valutare se la temperatura all'interno è adeguata e provare a individuare l'eventuale rumore del compressore. Se la corrente è saltata diverse volte è anche possibile che il frigorifero abbia attivato un sistema di autoprotezione, in questo caso, con i frigoriferi LG, è sufficiente scollegare la spina, attendere 30 secondi e quindi ricollegarla per resettare il frigorifero e riattivarlo. I frigoriferi LG dispongono inoltre del sistema Smart Diagnosis, che attraverso il tuo smartphone aiuta l'assistenza tecnica LG a identificare eventuali guasti. La diagnostica intelligente permette infatti di trasmettere rapidamente tutte le informazioni sullo stato del tuo frigorifero all'assistenza tecnica LG tramite smartphone. Il frigorifero emette una serie di segnali acustici che il sistema interpreta per ottenere tutte le informazioni necessarie a identificare possibili anomalie. Con un frigorifero LG compatibile, lo smartphone e l'app LG ThinQ è possibile verificare e regolare le impostazioni della temperatura anche da remoto, così da gestire eventuali mancanze di corrente anche dall'ufficio o tenere sotto controllo il frigorifero nella casa di villeggiatura. Cosa fare se manca la corrente per un lungo periodo? È importante mantenere la porta del frigorifero e del freezer chiuse durante l'interruzione di corrente, per conservare all'interno la temperatura adeguata il più a lungo possibile. Se la luce è mancata per un lungo periodo di tempo, prima di accorgertene o prima di intervenire, come ad esempio può accadere nelle case di villeggiatura, ciò che conservavi nella zona frigo va buttato. Fanno eccezione quei prodotti che a volte si tende a conservare nel frigorifero anche quando potrebbero essere tenuti a temperatura ambiente, magari in dispensa. In generale si tratta di tutti gli alimenti che al supermercato si trovano fuori dalle celle frigorifere. La validità di questi alimenti dipende esclusivamente dalla loro data di scadenza, anche se è sempre opportuno controllare il loro stato al momento della consumazione. I frigoriferi LG avvisano con un segnale acustico e visivo. L'indicatore di temperatura del freezer lampeggia se la temperatura all'interno del freezer sta aumentando eccessivamente. Per disabilitare il segnale è sufficiente premere il tasto freezer. Una volta che la corrente è stata riattivata, i frigoriferi LG sono in grado di ripristinare velocemente la temperatura ottimale grazie al potente compressore inverter. È inoltre possibile sfruttare le funzioni di raffreddamento rapido, presenti su alcuni modelli, come Super Cool ed Express Freeze, che rimangono attive fino a quando la temperatura non è tornata ai valori preimpostati e si spengono automaticamente una volta terminato il loro compito, così da non consumare inutilmente energia. Queste funzioni sono utili non solo in caso di mancata corrente, ma anche quando, dopo aver fatto la spesa,
Riponi nel frigo una grande quantità di prodotti che possono abbassare sensibilmente la temperatura all'interno del frigorifero e del freezer. Cosa fare se gli alimenti nel freezer si sono scongelati? Nel caso del freezer, un elemento importante da considerare è la quantità di cibo surgelato. Un freezer completamente pieno di alimenti surgelati manterrà il cibo alla temperatura adatta più a lungo, rispetto ad un congelatore pieno a metà. Se gli alimenti contenuti nel freezer si sono scongelati, ma sono ancora freschi, puoi valutare in base all'alimento e allo stato in cui si presenta come comportarti, tenendo sempre in considerazione la salvaguardia della tua salute. In ogni caso, se invece sono passati diversi giorni, il nostro consiglio è quello di buttarli. Consigliamo inoltre, in caso di problemi con il tuo frigorifero dopo un'interruzione di corrente, di contattare sempre LG per l'assistenza e le riparazioni. LG progetta elettrodomestici efficienti e affidabili, per semplificare la quotidianità dei propri clienti. I frigoriferi LG sono realizzati con materiali all'avanguardia e sono dotati delle migliori tecnologie per la conservazione degli alimenti, come Nature Fresh, Linear Cooling, Fresh Converter e Fresh Balancer. Queste evitano anche i più piccoli sbalzi di temperatura e regolano al meglio il grado di umidità per conservare freschi e gustosi gli alimenti più a lungo, anche quelli solitamente più delicati come carne, pesce, frutta e verdura. Sul canale troverete le video guide per ogni vostra esigenza. Per oggi è tutto. Grazie per l'attenzione.